particolare facendo riferimento al nostro ministro degli esteri, il ministro Gentiloni, che direi quasi immediatamente ha proceduto a uno stanziamento specifico a favore di questi bambini, non solo sul piano economico, pure indispensabile per far arrivare vitto, per far arrivare medicine, per far arrivare generi di prima necessità, ma soprattutto per reimpostare le regole del diritto dei più deboli e dei più fragili, perché in questo modo altrimenti ciò che potrà essere distrutta l'intera dignità di un paese, ma in epoca di globalizzazione l'intera dignità di tutti i paesi. Grazie infinite. Grazie onorevole Binetti. Prima di dare la parola alla collega Ravetto, il governo, la sottosegretaria Amici ha chiesto la parola per una precisazione in merito alla mozione Gianluca Pini, credo. Prego, sottosegretario. Sì, grazie Presidente. Cogliendo un po' lo spirito anche dell'intervento del collega Pini e soprattutto l'intervento del Vice Ministro Lapo Pistelli nella discussione generale, il quale auspicava da parte del Governo la possibilità che il Parlamento si ritrovasse intorno ad un tema così sensibile in modo del tutto unitario, io formulo una eventuale proposta di parere di cambio di parere sulla mozione Pini, sperando che il collega Pini possa, come dire, accettarla. Ovviamente le premesse fanno parte di un giudizio politico, su questo c'è un parere contrario, mentre sugli impegni potrebbe essere possibile mantenere solo il terzo impegno, che dopo la parola consegna agli interessati venga messa questa frase: non essendo al momento possibile l'apertura di eventuali corridoi umanitari. Grazie, grazie sottosegretario. Va bene, nel frattempo il collega Pini ci pensa. La parola alla collega Laura Ravetto. Prego, onorevole. Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, dopo 4 anni di guerra civile, dopo 200.000 morti, oggi siamo qui a discutere sul se e sul come intervenire in soccorso dei bambini di Yarmouk. Dopo centinaia di migliaia di vittime e atrocità, il governo italiano si è finalmente sentito in dovere di aiutare quei bambini di cui solo qualche mese fa si ignorava l'esistenza. All'inizio di aprile il campo è stato invaso da militanti dello Stato Islamico che hanno trasformato il dramma di quei profughi in quello che il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, ha descritto come il più profondo girone dell'inferno. Come però ricordato dal giornalista Mehdi Hasan sul quotidiano inglese The Guardian, i palestinesi di Yarmouk sono bombardati e assediati dalle forze di Assad sin dal 2012. Acqua ed elettricità sono state tagliate da molto tempo e dei 160.000 palestinesi che una volta